tutti, mi chiamo Paolo Jackson e sono dell'Osservatorio contro le servitù militari di Vicenza. Intanto permettetemi di ringraziare anche chi ha organizzato questo appuntamento perché ci permette anche di entrare in rete e costruire un circuito sulla questione delle servitù militari e di una battaglia che si sta dando nel nostro paese da tempo e di collocarci anche la questione vicentina. Questione vicentina che, come dire, esplode 2 anni fa. Noi abbiamo cominciato a intervenire nel 2004, quando avevamo cominciato a raccogliere le prime informazioni sul possibile allargamento della presenza dell'esercito degli Stati Uniti a Vicenza, giusto per capire un attimo qual è la situazione locale. Noi abbiamo la tristemente nota caserma Ederle di Vicenza, sede della 173esima Aerobrigata, quella che, come dire, ha portato l'attacco, la testa di ponte nella guerra in Iraq, che è stata, come dire, usata anche in altre azioni di guerra. Vicenza è la sede della SETAF, cioè di quel comando che da capo a nord, da capo di Buona Speranza, controlla militarmente 91 paesi. E quindi una situazione non sicuramente allegra, non semplice. A questo si aggiungono, come dire, svariati depositi, da dove partivano tra l'altro le armi che poi raggiungevano, Camp Darby e che poi hanno portato, come dire, anche a costruire azioni di lotta significative come quella del train stopping, che poi si è diffusa a macchia d'olio in forma virale un po' in tutto il paese. Il tentativo di bloccare quei treni era come dire, un elemento concreto che tentava di mettere dei granelli di sabbia negli ingranaggi della guerra, cosa che è stata fatta propria da molti e che noi, come dire, vorremmo diventasse pratica comune di disobbedienza civile alla guerra permanente. E abbiamo, come dire, altre strutture non solo statunitensi ma anche europee, come la Gendarmeria Europea, che poi è stato, come dire, l'inaugurazione a gennaio di quest'anno, di questa struttura europea di addestramento delle polizie militarizzate, come dire, la causa scatenante anche poi che ha dato, ci ha permesso di costituire questo osservatorio sulle servitù militari. L'osservatorio sulle servitù militari nasce essenzialmente per raccogliere e fare informazione alla cittadinanza. L'elemento che noi avevamo notato e sul quale abbiamo cominciato a lavorare immediatamente era quello del raccogliere i dati, raccogliere elementi concreti su quelli che era la presenza, già in essere nella nostra città, nella nostra provincia, ma anche su quelli che sono i progetti che vedevano Vicenza coinvolta e attrice. Allora, volevamo anche capire però qual era la percezione che i cittadini avevano di queste presenze. Una delle cose che abbiamo sentito dire anche questa mattina dagli interventi che mi hanno preceduto è stata questa, come dire, graduale assuefazione alla presenza delle basi militari. Ecco, questo per noi è un elemento che abbiamo riscontrato. Io tra l'altro vivo nel quartiere della caserma Ederle, tra l'altro mio padre era anche un militare americano, e quindi ho, come dire, una certa competenza in materia. E abbiamo notato, proprio partendo dai quartieri dove, cioè limitrofi alla caserma Ederle, qual era, come dire, l'estrema ignoranza della materia, di ciò che stava attorno, dentro quelle mura, cosa ci fosse lì dentro, che tipo di funzione avessero, anche se poi quello diventava, è diventato, come dire, nel corso degli anni, uno degli elementi concreti di governo delle politiche di guerra dell'amministrazione americana. Allora, evidentemente anche noi ci siamo posti questo problema di come riuscire ad allargare la conoscenza attraverso le forme più disparate, dal volantinaggio nei quartieri alla costruzione di un questionario che abbiamo portato nelle case, eccetera, eccetera. Noi, come vi dicevo, dal 2004 avevamo cominciato a avere alcune notizie sul possibile allargamento della presenza militare statunitense a Vicenza. A metà di quest'anno, a maggio, ne abbiamo avuto la prova concreta.
Abbiamo, come dire, dopo denunce che avevamo fatto, abbiamo avuto questo passaggio all'insaputa dell'intera cittadinanza e anche dello stesso Consiglio Comunale dei militari. Del consigliere militare della caserma Ederle e altri tre consiglieri in consiglio comunale con le diapositive e gli slide a presentare quello che dovrebbe essere il nuovo progetto di costruzione di una nuova caserma per la riunificazione della 173esima che attualmente è dislocata in parte a Vicenza appunto e in parte in due basi in Germania. Il progetto prevede la costruzione, a differenza di quello che dice il ministro Parisi, che non più tardi di 15 giorni fa, durante il question time, diceva che non si trattava di una nuova struttura ma dell'allargamento dell'esistente, io non so cosa si intenda per allargamento dell'esistente, io so che in un terreno dove adesso non c'è assolutamente nulla si vuole costruire una caserma lunga 1 chilometro 470 metri, larga 400 metri per accogliere 2.000 soldati. Ecco, se questa non è una nuova struttura, vorrei capire di cosa stiamo parlando. E, tra l'altro, cambia anche la funzione della 173esima aerobrigata, e questo secondo me è un passaggio significativo anche per gli elementi che tenterò di introdurre dopo nel dibattito. Va modificandosi la natura stessa della 173esima aerobrigata presente a Vicenza che si vuole riunificare con le parti che appunto sono in Germania per fare diventare questa un'unità operativa, cioè quella che nel progetto degli americani che siamo riusciti ad avere, che pensate noi, cioè insomma, quattro gatti, come si diceva, e che spesso e volentieri siamo stati trattati anche in maniera con molta sufficienza quando 2 anni fa trattavamo la questione e la cosa era da lasciar perdere, perché comunque era una questione da no global, estremistica, non si può mettere in discussione. Invece poi, quando, come dire, la contraddizione è esplosa in pieno, qualcuno si è accorto che la questione era un po' più grave ed era anche molto più avanzata rispetto a quello che si pensava. Noi abbiamo consegnato ai consiglieri comunali il progetto preparato dall'amministrazione militare americana. Cioè, quindi i cittadini hanno dovuto informare quelli che dovrebbero essere là a rappresentarli. Stessa identica cosa abbiamo fatto con i parlamentari. Questa brigata dovrebbe diventare la testa di ponte per le politiche di guerra verso il Medio Oriente. Questo è, come dire, anche quello che è emerso da un'accurata indagine pubblicata un paio di settimane fa, se non ricordo male, da Roberto Di Caro sul numero dell'Espresso, e che è stata poi smentita dallo stesso ministro Parisi in Parlamento per tutto ciò che concerne l'attrezzatura che dovrebbero portarsi questi militari. Ci è stato detto che non verranno attrezzati militarmente. Io vorrei capire un esercito cosa si porta se non armi. Probabilmente seguendo una tradizione americana si porteranno il burro di arachidi e i popcorn, probabilmente faranno una guerra di tipo diverso attraverso quella politica del sorriso che adesso stanno tentando di mettere in pratica nei confronti della cittadinanza di Vicenza per, come dire, ridurre al minimo quello che è l'impatto negativo che questo progetto ha avuto. Noi in pochissimi mesi, voi pensate, la città di Vicenza è una città storicamente legata a una cultura democristiana, cioè quindi con un'eliminazione soft delle forme di conflitto, che invece, come dire, ha saputo mettere in moto un meccanismo di contrarietà alla guerra importante. In pochissimo tempo abbiamo raccolto noi come osservatorio e con i comitati che si sono costituiti all'incirca 11-12 mila firme in un paio di mesi contro la base. Vicenza è una città di 110 mila abitanti. Abbiamo costruito delle forme importanti anche di presenza il 9 agosto in concomitanza con l'iniziativa ad Aviano a Vicenza si svolgeva una manifestazione che ha visto 9 di agosto, cioè quindi in piena estate, più di 1.000 persone partecipare. 2 settimane fa, 3 settimane fa abbiamo fatto un'iniziativa, anzi hanno fatto gli studenti perché hanno voluto rivendicare il loro diritto al futuro e questo secondo noi è stato un elemento importantissimo. 2.000 studenti che si sono fatti 5 km di corteo e hanno attuato un blocco stradale di 1 ora e mezza di una delle più importanti arterie della città.
Ultimo dato che ci è stato portato da un sondaggio fatto da Ivo Diamanti, il 61% della città si è dichiarata contraria all'arrivo di questa nuova struttura. Questi per noi ovviamente sono segnali importanti, ed è importante per noi perché questo è il primo momento in cui, come dire, noi vicentini portiamo alla luce e all'attenzione anche di realtà che vanno fuori dai nostri confini di quello che sta succedendo nella nostra città. Ovviamente noi veniamo qua non tanto e non solo per avere uno scambio bidirezionale di dati, di esperienze, ma anche per, come dire, cercare di costruire un linguaggio comune di lotta anche rispetto a questo tipo di presenze che gravano sempre di più nei nostri territori. Uno degli elementi, è che io cerco di essere più sintetico possibile per non rubare troppo tempo anche agli altri relatori, però ecco, uno degli elementi che Mariella sollevava prima, e saluto e ringrazio visto che ha partecipato il 30 settembre a un'iniziativa che abbiamo voluto fare a Vicenza proprio su questa questione, è l'elemento del rapporto tra movimenti, tra società e politica. Ecco, e spesso e volentieri, come dire, la politica istituzionale, quella virgolette di palazzo, viene definita come un teatrino. Ecco, se la politica istituzionale è un teatrino, noi in questo caso abbiamo avuto, come dire, la peggior rappresentazione possibile. Io non vorrei che dimenticassimo che è importante il ruolo che i cittadini hanno nel sollevare, nel portare avanti questo tipo di battaglie, però è altrettanto importante che la politica si assuma delle responsabilità. Noi abbiamo visto un balletto indecoroso di responsabilità, pensiamo a una struttura come questa in cui il ministro della difesa ci dice: beh, ma intanto sentiamo anche cosa dice il comune di Vicenza, no? E passandosi il cerino, e il comune di Vicenza: no, beh, ma sentiamo cosa dice il ministro Parisi, perché nessuno dei due evidentemente vuole assumersi la responsabilità di essere colui che mette poi la firma, siccome poi la firma comunque, a prescindere del ministro della difesa, di un governo tra l'altro che è stato eletto anche grazie alle lotte che il popolo della pace contro la guerra ha fatto. Io vorrei che questo governo ci desse delle risposte ben chiare, le risposte ben chiare che sono scritte anche nel programma dell'Unione, quando si parla di riduzione delle servitù militari, si parla di revisione delle servitù militari, non vorrei che questa revisione fosse una revisione in aumento, non vorrei che, come dire, le politiche di pace fossero quelle di andare alle iniziative, alle sfilate dei carri armati, dei missili come il simbolo della pace, perché è una cosa che noi, tutti noi che abbiamo lottato contro la guerra, riteniamo demagogica e inutile. Noi chiediamo alcune cose velocissime e poi vado a concludere. Ad esempio, intanto ovviamente che il governo dica no a questa nuova struttura, che si assuma la responsabilità politica di dire no a questa nuova struttura. Punto primo, che si avvii immediatamente, perché una delle cose che, come dire, ci è stata buttata da parte di chi invece lavora per avere una nuova base è la questione occupazionale. Ovviamente, guardate che se non ci fate fare la nuova base, noi chiudiamo la Ederle, e queste sono cose che sono già avvenute altrove, cioè, quindi confrontandoci con le altre realtà lo abbiamo capito. Chiudiamo la Ederle, 700 lavoratori vicentini perderanno il posto di lavoro, compreso poi l'indotto. Questo è un meccanismo che è stato agitato a Vicenza, è stato agitato a Aviano, non a caso subito dopo a Aviano, nella caserma di Aviano, sono partite le raccolte firme dei lavoratori a sostegno della nuova caserma a Vicenza. Allora, al governo noi chiediamo ad esempio un adeguamento, una revisione della 898 del 76, quando si parla di ombrello protettivo dei lavoratori che lavorano dentro le basi militari, affinché ci sia una possibile riconversione dal militare al civile. Chiediamo che l'Italia faccia pressione presso la comunità europea, ad esempio, perché si rimetta in moto un meccanismo come quello che ha portato al progetto Converge, cioè quella alla riconversione dal militare al civile. Tutta una serie di politiche che, al di là dopo delle prese di posizione che possono, cioè, rimanere nell'aria come belle parole, ma che dopo non incidono sui fatti, ecco, quello che noi vorremmo sarebbero molte meno parole, molta meno demagogia, molti più atti concreti che segnino un'effettiva inversione di tendenza rispetto alle politiche che abbiamo visto. Questo era stato quello che c'era stato promesso anche dai governi precedenti di centrosinistra. Nel 99, marzo 99, D'Alema aveva detto che sarebbero stati desecretati gli accordi militari del 50.
54 e del 55, chiediamo che questi accordi vengano desecretati. Questi sono gli impegni che un governo eletto anche grazie al popolo della pace deve assumersi qui e ora immediatamente, non aspettando una condizione favorevole, se no questa è una democrazia, come abbiamo detto spesso e volentieri, a sovranità limitata, e su questo noi non ci stiamo e non ci faremo infilzare dal fuoco amico né dal governo amico. Grazie mille.